Buonasera carissimi amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il MasterChef Green. Oggi è martedì, dedicato ai nostri amici che non mangiano né carne né pesce, quindi green, vegetariano, e abbiamo affidato questa puntata estremamente green alla nostra carissima Sonia. Buonasera, Sonia, buonasera a tutti. Sonia da Guardavalle, buonasera, ciao, benvenuta, Simona, cara Sonia, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. In compagnia di? Di mia figlia Erika e una sua amica da Roma, Camilla. Buonasera anche a voi, benvenute. Cara Sonia, questa è la settimana pasquale. È la settimana santa, sì. E allora noi cominciamo con una pastiera tipicamente napoletana, ma che è ormai entrata anche nella nostra dieta, diciamo. Poi proseguiremo con degli gnocchi di semolino alla romana. E poi altri e altre dopo. Cose poi li svegliamo dopo. Li svegliamo dopo. Quindi, regia, se vuoi, possiamo mandare gli ingredienti per la pastiera. Cominciamo con la pastiera. 500 g di ricotta, 450 g di zucchero, 5 uova, 600 g di grano, 100 g di canditi, una fialetta di fiori d'arancio, 100 g di gocce di cioccolato, 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 g di burro o strutto, 3 uova. Noi vi preghiamo di scrivere gli ingredienti in questo momento, perché poi li ridaremo soltanto con le dosi esatte alla fine, prima del termine della trasmissione. E soprattutto vi ricordiamo che durante la trasmissione, ecco appunto, non ripeteremo in continuazione questi ingredienti. Quindi seguiteci dall'inizio, seguiteci da questo momento e prendete gli ingredienti. Cominciamo, Simona? Allora, andiamo innanzitutto a far ridurre a crema la ricotta insieme allo zucchero. Ecco qua. E cominciamo a mescolare. Perché prima la ricotta con lo zucchero? Perché si deve fare una cremina, Simona. La ricotta assorbe lo zucchero e poi piano piano noi andremo a mettere le uova, uno alla volta, in modo che si amalgami piano piano e diventi una crema. La ricotta deve essere a temperatura? A temperatura ambiente e sgocciolata bene. Se è del giorno prima, ancora meglio, perché toglie tutto il siero, no? E quindi riceve bene gli altri ingredienti. Ecco qua. Andiamo ad aggiungere le uova. Ricordiamo 5 uova intere. 5 uova intere. Anche queste a temperatura ambiente. Le uova sempre, per i dolci, Simona, le uova, quando qualcuno si lamenta che non sale, non si gonfia bene per esempio il ciambellone o qualsiasi torta, perché le uova vogliono assolutamente a temperatura ambiente. Oppure, se magari uno si dimentica, può benissimo mettere sotto dell'acqua calda e lavorare le uova a bagnomaria, diciamo, con lo zucchero, no? In modo che si stemperano. Perfetto. Ecco qua. Qua ricordiamo, la nostra Sonia non è una chef professionista, no. È un amante della cucina semiprofessionista, possiamo dire così? Grazie, Simona. Che però è una passione che mi ha tramandato mia mamma. Io da piccolina non facevo altro che vedere mia mamma in cucina a fare specialmente dolci, ma un po' di tutto. E non so se, forse tu non lo ricordi perché sei più giovane, però una volta nelle feste di paese, quando c'era per esempio una festa importante, no? Si faceva l'incanto, che non sarebbe altro che ognuno faceva un dolce e poi lo portavano l'ultima sera della festa all'incanto, cioè chi offriva di più si aggiudicava questo dolce. Allora sai che c'era? Andiamo ad aggiungere i canditi. C'era una vera e propria gara, Simona, chi
a chi faceva il dolce più bello. Canditi, perché li abbiamo preferiti di un solo colore o potrebbero no, essere... No, sono misti, Simona, sono cedro, arancia e basta. Cedro e arancia per la... Per la sono pastiera. Indicati per la pastiera. Sì. Guarda, possiamo, ora che ho finito di sbattere le uova, possiamo continuare anche senza, così evitiamo... Ecco, ricordiamo il procedimento. Sì, abbiamo messo lo zucchero insieme alla ricotta a formare una cremina e abbiamo aggiunto le uova una alla volta. Dopodiché abbiamo messo i canditi, ora andremo a mettere la cioccolata, le gocce di cioccolato, perché questa è una crema, Simona, che andrà nella tipica crostata, no? Nella tipica pastiera. Sì, ecco. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Cara signora, può abbassare il volume del televisore, grazie. Sì. Allora, le chiedo scusa, non ho visto che cosa nella ciotola, che cosa ha messo la signora? La ricotta? E lo zucchero, signora? E lo zucchero? Sì. Poi ho aggiunto i canditi. E i canditi? Sì. No, poi ho aggiunto le uova una alla volta, signora, le cinque uova. Ah, le uova una alla volta. Sì. Poi i canditi, la cioccolata, ora andiamo a mettere il grano. Il grano, dove lo possono prendere così il grano e come fa? Allora, in tutti i supermercati, questo è già bollito. Un'accortezza, prima di usarlo va lavato, tolto dal barattolo di vetro o di latta, che cos'è, va lavato sotto la fontana e lasciato a sgocciolare, dopodiché si mescola. Grazie cara signora, grazie a lei. Signora. Grazie a lei signora, grazie. Signora. Signora Simona, sono Mariella, buonasera. Grazie cara Mariella, grazie a lei e buonasera. E continuiamo a seguire questo procedimento della pastiera. Grazie mille a lei, arrivederci. Arrivederci. Per ultimo andiamo a mettere la fialetta di fiori d'arancio. Senti che profumo, Simona, ma si sente già da... Profumo meraviglioso. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Pronto? Sì. Niente, non c'è più. Ecco qua Simona, e la crema è pronta. Ora noi andremo a fare la pasta folla che conterrà la nostra crema. Pastiera, questo è un dolce tipicamente pasquale, sì. Pasquale. Sì, sì, voi sì, a Guardavalle lo fate spesso? Sì, 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 spesso. Abbiamo altre tradizioni. Tu sai che sono anche di Soverato, quindi ho scoperto nuove tradizioni anche a Guardavalle da quante che sono sposata. Allora questa la lasciamo qua a riposare. E intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Non c'è più? Va bene. Ok, continuiamo allora, andiamo a fare la nostra base con la farina. Deve stare molto a riposo questo impasto? No, il tempo che facciamo la base, oppure uno si può fare prima la base e poi fare la crema, come vi pare. Lo zucchero. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Caterina da Soverato. Buonasera Caterina. Buonasera Caterina. Buonasera Sonia. Salve. Io mi ricordo di te quando vivo a casa mia, poi ti spiego sì. Chi sono. Ecco, poi magari glielo spiega in privato, cara signora, così almeno vi capite. Voleva chiedere qualcosa, signora? No, solo salutarvi e salutare Sonia. Grazie, io saluto anche lei Caterina. Lei che è la mamma, perché era molto amica di mia mamma, quindi... Bene, bene Caterina, grazie assai. Magari ci sentiamo poi in privato, Caterina, Va bene. Per queste cose, ti ringrazio immensamente. Ok, buonasera. Buonasera, buonasera. Che fate? Poi facciamo gli gnocchi alla romana. Ah, ok, vabbè, tanto vi seguo. Va bene. Okay, Simona, grazie a te, arrivederci. Andiamo a aggiungere il burro. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. La signora Anna. Signora Anna, buonasera. 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 Niente, io volevo sapere l'impasto, no, della pasta folla, il ripieno. Il ripieno possiamo ricapitolarlo, cara Sì, Sonia. Allora abbiamo messo la ricotta insieme allo zucchero, poi uno alla volta. E le dosi? Le dosi alla fine, cara signora. Ci segua fino alle 22, 5 minuti prima delle 22 li daremo, li abbiamo già fatti vedere. Io vi invito a seguirci tutti quanti alle 20, precisi, puntuali, ogni sera, così non perderete neanche un passaggio. Grazie signora Anna, a presto, buonasera. Grazie mille, arrivederci. Ora andiamo a lavorare il burro, Simona.